E Spezia, come dicevo prima, una partita difficile perché lo Spezia ha un organico sicuramente di tutto rilievo, importante a centrocampo, importante in attacco, un po' meno forse in fase difensiva, ma è una squadra sorniona, è una squadra quadrata, è una squadra che sa il fatto suo. Diciamo che per quanto riguarda le formazioni, una sola novità rispetto alla formazione che vi abbiamo dato ieri sera nel corso del programma L'Anteprima Sport. Del resto era un dubbio che aveva a Carbone, che eravamo riusciti a individuare, ovvero dei tre centrali rossoverdi, dei tre difensori centrali Valiant, Meccariello e Contini, chi avrebbe giocato. Diciamo che l'unico certo di giocare era Meccariello, il ballottaggio era fra Valiente e Contini. In ultima analisi il ballottaggio l'ha vinto appunto Valiente, quindi Contini in panchina e Valiente in campo. L'Atalanta quindi si è schierato con il 4-3-2-1 con Di Gennaro in porta, Zanon, Valiente, Meccariello e Germoni, confermato il difensore di sinistra che aveva un brutto cliente quest'oggi, aveva quel numero 10 piccolo, davvero un giocatore importante, uno dei migliori sicuramente della categoria. Poi a centrocampo Bacinovic in mezzo, Pedriccioni a destra e Di Noia a sinistra, Falletti a destra, Di Livio a sinistra, dietro all'unica punta che era Avenatti. Per quanto riguarda invece Mimmo Di Carlo, il suo Spezia, il tecnico ex giocatore della Ternana, ha presentato uno schieramento con il 4-3-3, con Cigizzola in porta, con Galli, Valentini, Terzi, Migliore, Pulsetti, Errasti, Sciaudone, Piccolo, Nenè e Baez. Baez quindi ha vinto il ballottaggio con un compagno di squadra ed è stato inserito sin dal primo minuto in campo dal tecnico Mimmo Di Carlo. Dicevo, una partita che non ha offerto grandi spunti, grandi emozioni, assolutamente no, è stata una partita molto, molto chiusa, molto, se vogliamo, combattuta, ma diciamo che alla fine però ha avuto la ragione l'equilibrio che è esistito sul terreno di gioco, un equilibrio che diciamo, si era spezzato nel secondo tempo, al 22esimo, quando Vacinovic ha perso ingenuamente un pallone, eccolo qua, ha perso questo pallone permettendo a Baez di involarsi verso l'area di rigore rossoverde, e Baez poi in diagonale ha trafitto Di Gennaro. La Ternana però in quel frangente non si è arresa, non ha fatto come a Cittadella, non ha fatto cose trascendentali. Carbone ha effettuato un paio di sostituzioni, una di Livio sostituito da Surraco, l'altra di Bacinovic sostituito con Lagumina. Oddio, la sostituzione di Livio forse andava fatta anche un po' prima di avere subito il gol, perché di Livio non sembrava proprio essere in grande giornata, sembrava anche piuttosto stanco. Invece voglio dire, sono state fatte queste due sostituzioni. La Ternana si è ritrovata, ha cercato un po' di andare in avanti, non con grande diciamo lucidità, però è riuscita a guadagnarsi per esempio questo calcio di rigore che Avenatti ha trasformato con assoluta, diciamo, non dico tranquillità, perché poi, a parte lui lo ha detto, sono andato sul dischetto molto, molto tranquillo, palla da una parte e portiere da un'altra, così come era accaduto contro il Pisa mercoledì. Quindi è un giusto premio a quella che era stata la prestazione della Ternana, che aveva giocato alla pari con lo Spezia, né più né meno. Insomma, le due squadre meritavano il pari e pari è stato. Una Ternana, se vogliamo, inquadrata in